Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Come vedete io e mia moglie stiamo facendo dei lavori in soffitta, stiamo montando un po' uno sfondo, una zona studio, gioco, ma soprattutto uno sfondo per fare dei video. Ci abbiamo messo le cose più belle da collezione che avevamo, ovvio non ci stanno tutte, però diciamo quelle più iconiche, per chi ci segue da una vita sul canale, sono la maschera di Jason e quella di Michael Myers, più freddi. E bando alle ciance, sono qui oggi perché vi voglio parlare di Shadow of Tomb Raider. L'ultimo gioco della trilogia, della nuova trilogia che è uscito. Intanto ringrazio veramente, grazie di cuore, quelli di Koch Media che me l'hanno mandato una chiave. Mi hanno fornito una chiave per provarlo. E cominciamo un po' a parlare del gioco. Vi preciso subito, immediatamente, che io non voglio, non me la sento soprattutto, ma non voglio fare il recensore perché è una cosa che non mi interessa. E diciamo proprio a vederla fino in fondo, non me ne intendo nemmeno così tanto da dire faccio una recensione. Quindi è sempre un cosa ne penso, no? Parliamo del gioco. Allora, devo dire la verità, dal gioco ne sono rimasto fortemente colpito, come tutti gli altri titoli della saga, i due precedenti. La cosa, facciamo così, le cose che mi hanno colpito di più e quelle che mi hanno colpito di meno e poi il voto finale. La cosa che mi ha colpito di più, sinceramente, è che si vede Lara cresciuta. Ed è una cosa bella, ne parlavo qualche sera fa quando l'ho provata in anteprima con mia moglie, perché nel primo gioco si vede Lara Croft che è una ragazzina, sembra veramente un'adolescente. Nel secondo, lo step giusto nel mezzo, la cacciatrice, non ancora perfetta, ma la cacciatrice. Nel terzo, una spietata assassina, senza più veramente rimorsi nel fare, né uccidere le persone, insomma, portare avanti, uccidere anche creature, cacciare, insomma, proprio lo step giusto che ci voleva per renderla quella Lara Croft che poi abbiamo conosciuto nei giochi un po' più vecchi, datati della mia età. Questa è una cosa che ho apprezzato. Fra le altre cose che ho apprezzato, una miglior grafica, una miglior caratterizzazione degli ambienti, molte più tombe da esplorare e enigmi finalmente, finalmente un pochino, un pelino più complicati, laddove l'enigma principale si risolveva, scusate, di una quest secondaria si risolveva in 5 minuti, mi sono trovato, poi sarò duro io, magari ammetto, ma mi sono trovato a metterci anche 10 minuti, un quarto d'ora per risolvere l'enigma. Quindi molte più tombe ed enigmi più sostanziali, mettiamoli così, enigmi anche un pochino più difficili da risolvere, ti fanno sentire un pochino più un esploratore buttato lì nella giungla. Ambientazione del gioco, per ora, per quello che ho visto, è il Perù, che è anche una buona zona per ambientarci cose del genere, ricordiamo anche un pochino, no? I Maya, gli Inca, gli Aztechi, tutti questi misteri che ci ruotano un po' intorno, calendari astronomici ed altro, è anche, no? Secondo me è bello, un bel setting. Sempre soliti cattivoni da combattere che sono sempre un passo avanti a te e rischiano di farti perdere tutto quello che in tre giochi poi hai cercato di costruirti. Bellissimi, qui bellissimo voto 10, flashback che ti rimandano alla Lara piccolina che stava imparando il mestiere al castello Croft, alla villa Croft, e ti fanno girare tutta quanta la villa, vedi il padre quando è stato assassinato, non è uno spoiler perché si sa ormai da 20 anni che il padre di Lara è stato assassinato, archeologo. Tutto il rapporto che Lara aveva con la madre e col padre è molto molto bello. E i lati positivi sono questi qui: una Lara più caratterizzata e quant'altro. I lati che ho visto finora negativi. Ah, un altro lato positivo: l'esplorazione. Questa non è un open world, ma è molto più libera. Addirittura si può fare viaggio veloce da un accampamento all'altro. E addirittura sarà non è lineare come quelli vecchi, ma si può tornare nello stesso punto visitato magari 10 ore prima di gioco per risolvere nuove quest o sbloccare nuove aree. Sempre con questo fatto dei punti veloci, dei bonfire veloci su cui andare avanti. Sempre caratterizzazione del personaggio, abilità speciali divise in tre rami, cacciatrice, guerriera ed esploratrice, se non erro, potenziamento dell'armi e tutto quello che avevamo visto già in buona parte nel gioco precedente. Queste sono le cose che mi sono piaciute molto. Quelle che mi sono piaciute un po' meno sono: c'ha troppe sbaffature il gioco, bug ne avrò visti due o tre. Quindi non parliamo di bug che rovinano l'esperienza. Sì, è capitato che Jonah, l'amico di Lara che avete conosciuto anche negli altri giochi, quello tutto grosso, tatuato, era fermo davanti a un muro, mi doveva aiutare a alzare un ceppo di legno per passarci sotto e lui non si muoveva, gli andava addosso, non parlava, sono stato mezz'ora a girare nella zona per capire cosa fa. Ho ricaricato il save precedente e lui si è sbloccato, ha alzato il coso, quindi un po' di sbavature ci sono. Però, parliamoci chiaro, siamo nel 2018 e ormai i giochi nessuno li fa più perfetti. Verrà corretto con una patch da 100 mega, quella è una puttanata. Però basta riavviare, il salvataggio si fa. Grafica, per quanto vi ho detto, migliore rispetto agli altri giochi. Lara mi sembra migliore come personaggio a livello caratteriale, ma a livello di grafica, poligoni, insomma, no? Movenze facciali, tutto quanto, un po' peggiorata rispetto a quello precedente. Cioè, sì, sembra più vecchia, quello è fatto bene, sembra più matura, ma sembra meno vera.
I personaggi sembrano meno veri, cioè sembra che hanno badato molto di più alla storia, alle situazioni che capitano, agli NPC, perché ora potrete parlare con gli NPC che troverete a giro, però i personaggi principali sono un pochino meno poligonali, un pochino meno fluidi, mettiamoli così. Però vabbè, è una cavolata da poco. Troppe sbavature, troppe, cioè rischia veramente, vedi, sali su una parete, giri la visuale verso il punto dove devi saltare, salti, c'è un pezzo di roccia, uno spigolo che sporge, proprio una punta così, lei ci scivola sopra, ci pattina come l'ex auditore dei tempi d'oro, pattina sul muro, vieni buttato 10 metri più in là perché c'è un collider, un contatto che non funziona e ti butta giù nell'acqua e devi rifare lo stesso salto 2 o 3 volte calcolandolo al millimetro. Ecco, su queste cose ci potevano stare, secondo me, un pochino più attenti. Esplorazione tanta, tanta, veramente, ora ti senti un esploratore di tombe e cose del genere. I DLC che arriveranno, anche quelli corposi, perché metteranno nuove sfide, nuove tombe e anche un nuovo capitolo. Storia, tutto sommato, ci sta, non è eccezionale, ma ci sta. Grafica, ve l'ho detto, migliorata sotto certi aspetti, sotto altro, non è che ha perso, più che altro sono stati meno attenti. Mettiamola così, sotto quel punto di vista, colonne sonore ovviamente ci stanno da paura, doppiaggio spettacolare come sempre. Animazione dei personaggi secondari, quelle potevano essere fatte meglio, ma tanto un personaggio trovi una volta nel gioco e poi te ne freghi. Scontro con i cattivi, quello c'è sempre, se non c'è un cattivo d'altronde non si crea la storia, per quanto io avrei fatto. In un'altra, non per forza il cattivo deve essere un vecchio nazista o un ordine particolare che cerca i templari di Assassin's Creed che cercano sempre di fare casino e di buttartela in tasca. C'era modo e modo per creare un altro tipo di situazione con un antagonista. Però vabbè, tutto sommato il gioco è bello, il gioco è divertente. Ringrazio ancora quelli di Koch Media che me l'hanno mandato. Ve lo consiglio, ore di gioco si dovrebbe andare intorno alla ventina di ore, 25 ore, ma se fate tutto completo, quindi comunque corposo, forse leggermente più breve del gioco precedente, del 2, però comunque ricco di contenuti. Ve lo consiglio ciecamente se siete amanti dell'esplorazione, se come me piangete perché non potete giocare ad Uncharted sul PC e soprattutto se vi è piaciuta la nuova trilogia di Lara Croft. Voto 7 su 10. Potrebbe diventare un 8 se risolvono tutti questi bug e ve l'ho detto, è proprio sbaffature che ho trovato che dopo la terza volta per un salto del cavolo, per attaccarmi con la piccozza, che non ce la faccio con un quick time event, ma per una cavolata, per un bughettino, per un pezzo di roccia che sporge, insomma, un po' le scatole girano. Ve lo consiglio assolutamente, compratelo e sì, ne vale la pena. È un bel gioco, se no, ve l'avrei detto. Farò anche recensioni di giochi che sinceramente vi dirò che non mi sono piaciute. Ragazzi, io spero che questo cosa ne penso vi sia piaciuto. Da Corridan, Michael Myers e Jason è tutto. Alla prossima!